Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. A Londra, agli inizi del XVIII secolo, esistevano quattro logge che si riunivano alla taverna all'Oca e alla Graticola, alla taverna alla Corona, alla taverna al Melo e alla taverna al Bicchiere e all'Uva. Queste logge, o meglio alcuni membri di esse, lavorarono in modo tale da far nascere un ordine differente da quello preesistente. Si giunse così al 24 giugno 1717, giorno di convocazione di un'assemblea generale, dalla quale uscì la Gran Loggia di Londra, da cui ebbe vita la moderna massoneria, che nulla ha da vedere con la massoneria antica o operativa. È chiaro che noi prendiamo convenzionalmente questa data e questo evento come data di nascita della moderna massoneria, anche se molte osservazioni sarebbero da fare a questo proposito. La prima è che massoni accettati facevano parte delle logge da molto tempo prima nella stessa Inghilterra, e che fin dalla metà del 1400 la trasformazione da operativa a speculativa stava avvenendo nelle logge scozzesi. Anche se si accentuò nel 1500 per opera del signor di Saint-Clair de Rosselin. C'è da notare inoltre che dalla Gran Loggia, istituitasi nel 1717, partirono le bolle per la fondazione ed il riconoscimento delle logge massoniche in tutta Europa, e che queste si riconoscevano regolari se avevano una regolare patente da questo gruppo massonico. Per contro, gli altri gruppi massonici non ebbero alcuna diaspora, quantomeno in quel periodo. Questa è la storia apparente, ed è bene qui ricordare che qualsiasi movimento ha un suo lato esoterico ed un suo lato esoterico, un lato conosciuto dai profani e un lato conosciuto dai soli iniziati. Tuttavia, per quanto si riferisce alla massoneria, l'aspetto sensazionale non deve assolutamente essere sopravvalutato. Se è vero che nelle corporazioni dei muratori prevaleva l'elemento materiale, l'edificazione materiale dei templi, ciò non esclude l'esistenza di un elemento spirituale ed intellettuale. Anzi, tutti questi elementi erano armonicamente fusi tra di loro dagli inizi stessi dell'arte, quando cioè si cominciò ad ideare la costruzione di un tempio come segno esteriore e a gloria dell'intelligenza costruttrice dell'universo, simbolica rappresentazione esterna di una verità eterna ed immateriale. L'essenza quindi delle corporazioni di costruttori era e rappresentava l'elemento fondamentale, perché su di essa fosse possibile far leva onde far prevalere l'aspetto immateriale su quello materialistico, allora in manifestazione. Ed è infatti su un simile corpo che operarono i fratelli della Rosa e della Croce, che dovevano scomparire per molteplici ragioni dall'attenzione e dall'interesse del mondo, per continuare sotto altre spoglie la loro attività e la loro missione. Da un'attenta analisi siamo giunti a formulare alcune cause che, se da un lato determinarono la decadenza delle corporazioni di mestiere,
dall'altro crearono la necessità di un'organizzazione che rispondesse alle esigenze del momento, quale effetto di cause e quale causa di effetti futuri. È evidente che ci sarà sfuggito qualche particolare, ma pensiamo che fondamentalmente è alle seguenti condizioni che deve si imputare la trasformazione che è oggetto del nostro studio. Vediamo il primo gruppo di cause. Divulgazione delle regole architettoniche. Scomparsa dei fattori che determinarono la necessità delle corporazioni, riforma protestante e decadenza dell'arte. Ecco che l'effetto del primo gruppo di cause determinò la decadenza delle corporazioni di mestiere. Ora vediamo il secondo gruppo di cause. Crisi spirituale del mondo, lotte religiose e riforme, necessità di una chiarificazione delle idee, condizioni morali e condizioni politiche. L'effetto di questo secondo gruppo di cause fu la nascita della moderna massoneria. Infine vediamo i fattori che catalizzarono la trasformazione e che furono: primo, introduzione dei massoni accettati, e secondo, Rosa Croce e necessità della loro scomparsa. Non vedremo in questa sede più da vicino l'elenco delle cause e degli effetti che abbiamo elencato, perché andremmo troppo fuori del tracciato impostoci. Lasciamo alla cultura e all'intuizione dei fratelli il compito di sviluppare questi argomenti. È ad essi che deve si ascrivere la paternità della trasformazione del cerimoniale iniziatico e, segnatamente, della creazione di quello del grado di apprendista, che è alchemico ad intento purificatorio, e l'introduzione della leggenda di Hiram, che costituisce uno dei miti più importanti dell'esoterismo occidentale e, senza allargare il nostro studio, che in questo caso si limita ad offrire delle suggestioni e delle motivazioni di ricerca, possiamo suffragare questa nostra asserzione con due ordini di affermazioni. Il primo: l'origine della moderna massoneria, l'adattamento, la trasformazione dei rituali, la loro strutturazione con l'inserimento di una simbologia strettamente iniziatica, non può che essere l'opera di un ristretto gruppo di fratelli altamente versati nell'esoterismo. Essi trasformarono in una cosa differente le vecchie corporazioni languenti. Scrive Golbier d'Alviella: bisogna anche notare che tutto il cerimoniale era esclusivamente professionale. Il simbolismo non vi esibiva nulla di filosofico e di mistico all'infuori delle vecchie leggende che erano prese alla lettera e che non appaiono aver mai tollerato una doppia interpretazione. Le charge del XVII secolo continuano a prescrivere d'essere fedeli a Dio e alla Chiesa. Il manoscritto detto della Gran Loggia, 1665-1670, ingiunge ai fratelli di non professare né errore né eresia. Perfino nei rituali in uso nel XVIII secolo tra le logge operative si spiega che le tre luci rappresentano le tre persone della Trinità e che le due colonne simboleggiano la forza e la stabilità della Chiesa in tutte le età.
È noto che la nascita ufficiale della massoneria rimonta al 1717, ma solo con la Costituzione del 1723 si sostituì la dichiarazione di fedeltà alla Trinità e alla Chiesa con quella ben nota e tuttora valida. Si è giudicato ormai più opportuno di imporre loro soltanto quella religione sulla quale tutti gli uomini sono d'accordo, lasciando a ciascuno le sue opinioni particolari. Ora vediamo il secondo ordine di affermazione, che è il seguente. A. Il grado di maestro, così come oggi si trova nella massoneria, non esiste nelle corporazioni inglesi. Semmai esisteva la funzione di maestro intesa nel senso di capo, cui tuttavia si accedeva senza alcuna cerimonia. B. Lo stesso grado non esisteva nella massoneria speculativa alla data della sua costituzione, 1717. Esso fu riconosciuto solo nel 1738, anno in cui fu redatta la seconda costituzione. Il Dalviella citato dimostra, in base alla copiosa documentazione che ho potuto consultare, che fino al 1717 esisteva una sola cerimonia di iniziazione e che, in seguito alla fondazione della Gran Loggia, vennero dapprima costituiti due gradi, il terzo iramico, si trovano tracce a partire dal 1725, fu invece riconosciuto nel 1738 ed universalmente accettato dal 1757, esattamente 40 anni dopo. C. Il grado di apprendista è una parte dell'unico grado preesistente, ma in esso è introdotta tutta una simbologia alchemica, prove dei quattro elementi, che era completamente sconosciuta nell'ambito muratorio e che semmai dovrebbe essere ricercata, ma manca qualsiasi documentazione, nell'ambito dei metallurgici. Nacque la massoneria con certi compiti. Essa in parte li assolse. Nei paesi latini si colorì di particolari colori e fu alla testa del riscatto dei popoli da altri popoli dominatori e del riscatto del popolo dai despoti. Essa giocò un suo ruolo, lo giocò senz'altro bene, fece comunque del suo meglio per essere sulla cresta dell'onda avanzante delle nuove forme di vita e di rapporti umani, dovunque. Ma i modi di operare cambiano e debbano cambiare con il mutare dei tempi e con il perfezionarsi degli strumenti a disposizione degli uomini stessi. Nulla abbiamo da obiettare a quei fratelli che si ostinano a rimanere legati alle forme e agli orientamenti della manifestazione esteriore della massoneria dei secoli scorsi. Essi affettivamente ed iniziaticamente ci sono sempre fratelli e noi sentiamo per loro, che sono sulla nostra stessa via, quell'amore e quei vincoli che nutriamo verso tutti coloro che, abbandonato il mondo profano, con validità di intenti hanno varcato le porte dell'Occidente. Del resto, non possiamo sottacere che l'uomo è in fase di continuo, anche se lento, sviluppo, che la psiche umana emerge sempre maggiormente dall'oscurità per prendere coscienza di sé e per aumentare di più i propri livelli di coscienza, che la mente è uno strumento dell'io, che il pensiero è una forza ed un potere al servizio dell'io, che la ragione è qualche cosa che non basta più,
che non è più sufficiente per comprendere le cose dietro le cose, se stessi, le proprie dimensioni e le dimensioni differenti che ciascun uomo può acquisire per vivere e per realizzare nella verità la libertà, la fratellanza e l'uguaglianza, ma quelle vere, si intende.